Adesso è un altro momento nuovamente, come dire, dico impegnativo, ma per la bravura che lei ha. Signore e signori, nuovamente Elisabetta Mercadante, in sé di Clipping. Eccola qua, ti lasciamo subito il microfono. Se riesci a conservare il controllo, quando tutti intorno a te lo perdono e te ne fanno una colpa, se riesci ad aver fiducia in te, quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio, se riesci ad aspettare e a non stancarti di aspettare, o se mentono nei tuoi riguardi, a non ricambiare in menzogne, o se ti odiano, a non lasciarti prendere dall'odio, e tuttavia non sembrare troppo buono, e a non parlare troppo saggio. Se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a far fronte al trionfo e alla rovina e a trattare allo stesso modo quei due impostori, se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto, distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, o a contemplare le cose cui hai dedicato la vita, infrante, e piegarti a ricostruirle con strumenti logori. Se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite e rischiarle in un colpo solo, a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio, e non dire una parola sulla perdita. Se riesci a costringere cuore, tendini e nervi a servire al tuo scopo, quando sono da tempo sfiniti, e a tener duro, quando in te non resta altro tranne la volontà che dice loro: tieni duro. Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù, e a camminare con i re senza perdere il contatto con la gente, se non riesci a ferirti il nemico né l'amico più caro, se tutti contano per te ma nessuno troppo, se riesci ad occupare il minuto inesorabile, dando valore ad ogni minuto che passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che è di più, sei un uomo, figlio mio. Eccomi qua, sono ricomparsa. Comunque grazie. Prego. Poi ci sentiamo un attimo di là. Comunque grazie, un altro applauso, perché veramente bravo, bravo, bravo. Diciamo, sì, io insegno sì, recitazione, le mie materie specialistiche sono dizione e psicotecnica stanislavskiana, che è praticamente la psicologia applicata al teatro, quindi non solo come forma, diciamo, performativa, ma soprattutto forma rieducativa e ricostruttiva lì dove ci sono dei problemi di base, soprattutto nei bambini. Questo per il teatro. Invece poi, diciamo, tu sei comunque laureata, sei un avvocato, e talvolta leggo dei post che sei una donna comunque molto combattiva, quando sai che quella persona deve avere quel diritto, sì, ti batti contro tutti e contro chiunque. Perché comunque sono specializzata in diritto internazionale e sono specializzata in diritti umani nei conflitti bellici, e c'è un'altra novità: finalmente dopo tanti anni mi hanno accettato il praticantato notarile, quindi farò il concorso. Complimenti, bravo. Grazie, io scappo perché devo fare un altro spettacolo questa sera. Grazie. Sì, sì, sì. Grazie e buonasera di nuovo.